di questa partita, ma il calcio è così, si arriva davanti alla porta e non fa gol, arriva alla fine e si può prendere uno. È dura, ma dobbiamo continuare a lavorare, alzare la testa perché ancora abbiamo un'altra partita. Senti, oggi era una gara comunque chiaramente molto difficile, tu avevi in marcatura praticamente tutta la partita, Vlahovic, sei stato veramente bravissimo nel gestirlo durante tutti i 90 minuti. No, io lavoro sempre per fare il meglio, lavoro sempre per giocare contro i meglio calciatori, i meglio attaccanti. Oggi era una partita così, penso che ha fatto bene, ma devo continuare a lavorare, devo continuare a migliorare, che il calcio succede di tutto. Dispiace chiaramente perché insomma, guardando anche i numeri della Fiorentina e guardando la partita soprattutto ha dominato contro questa Juventus, bisogna metterla da parte questa sconfitta e provare a giocarsi, no? C'è tutta una gara di ritorno, 90 minuti e direi che la Fiorentina ha tutte le carte in regola comunque per riprovarci, no? Nel giro di ritorno. Sì, adesso non dobbiamo pensare più in questa partita, abbiamo perso, è finita, alziamo la testa, continuiamo a lavorare giorno più giorno e dopo vediamo che possiamo fare nella prossima partita. Hai detto chiaramente benissimo, probabilmente nella vostra testa già da adesso, forse da domani, adesso c'è chiaramente da capire il momento, lavorerete penso soprattutto, no, sul prossimo match che poi alla fine è il Verona. Sì, dobbiamo sapere che siamo in una grande squadra. Dobbiamo sempre entrare in campo per vincere e adesso è continuare a lavorare, pensare sempre davanti e sappiamo che possiamo fare una grande seconda partita. Chiudo dicendoti che sì, finisce 1-0 per la Juventus, è la gara di andata, c'è tutto un ritorno come abbiamo detto. Detto questo, la Fiorentina ha fatto una signora partita contro una grande squadra e questo penso sia chiaramente l'aspetto positivo, no? Per tutti i 90 minuti. Sì, anche io credo che abbiamo fatto una grande partita. Ma alla fine che conta è il risultato e questo abbiamo perso 1-0. Adesso dobbiamo guardare quello che abbiamo sbagliato e lavorare durante la settimana, durante le prossime partite che abbiamo in campionato per arrivare contro loro un'altra volta e fare di più. Grazie Igor. Grazie a voi, ciao ciao.